Allora, per questa serata ho pensato di coinvolgervi per farvi assaggiare davvero cos'è il coaching. Se non lo provate non riuscite a capire effettivamente quali possono essere i benefici del coaching in qualsiasi ambito. In questa serata presenteremo il life coaching e quindi parleremo di obiettivi personali. Allora, vediamo se riesco anche a far partire la presentazione. Allora, la prima domanda che mi fanno di solito quando mi conoscono è: ma tu cosa, che lavoro fai? E quando che dico che faccio il coach, rimangono un po' spaesati. Ultimamente una persona mi ha detto: ah, il coach, che bello! Di quale sport? Ed effettivamente dall'inglese coach, lo sappiamo tutti, vuol dire allenatore. Ha qualcosa a che fare anche con l'allenamento, il coaching. E poi un altro significato, se andiamo a cercare sul dizionario la parola coach, è quella di mezzo di trasporto. In effetti il coach fa entrambe le cose, allena le potenzialità delle persone e supporta, accompagna le persone in un percorso, quindi in un certo senso è un mezzo di trasporto metaforico. Quindi il coach, questa è una delle immagini credo che mi piaccia di più del coaching. Quindi è una persona che è dietro le tue spalle, ti supporta e che ti fa vedere la strada, ti indica dove guardare, ma non ti dice cosa vedere. E questa è una frase bellissima che esprime appieno questo concetto, perché i migliori maestri sono proprio quelli che ti indicano dove guardare, ma non ti suggeriscono le risposte, non ti danno già la soluzione. Il coaching che, di cui parleremo stasera è il coaching dell'ICF, che è l'International Coach Federation, che è la maggiore associazione di coach internazionale. E che racchiude davvero tantissimi esperti del coaching. E quindi la definizione che vi sto per proporre è proprio quella dell'International Coach Federation, che dice proprio che il coaching è una partnership. Il coach si mette al pari con il suo coach, con il suo cliente, e quindi lo accompagna in un processo creativo per stimolarne la riflessione, per massimizzare il proprio potenziale sia a livello personale che a livello professionale. Il coaching quindi lo supporta in un momento critico. I momenti critici sono i momenti di rottura, sono i momenti in cui spezziamo, rompiamo con il passato per proiettarci al futuro. In questi momenti abbiamo bisogno di sviluppare delle strategie, dei nuovi comportamenti, dei nuovi pensieri, in modo che possiamo raggiungere i nostri obiettivi. E questi comportamenti ci porteranno a raggiungere i nostri obiettivi se sono funzionali al loro raggiungimento. I clienti che si impegnano in relazione di coaching hanno quindi quali benefici? Nuove prospettive, nuove sfide, delle nuove opportunità personali, vedere nuove cose, avere un ampliamento della propria capacità di pensiero, di prendere decisioni in modo molto più semplice, confortevole, con maggiore decisione. E inoltre beneficiano poi di un miglioramento nell'efficienza interpersonale e una maggiore fiducia nell'esprimere i ruoli che hanno scelto nella loro vita e nel loro lavoro. Quindi il coaching sostanzialmente supporta i momenti di cambiamento. Ci sono diversi concetti che rientrano nel macro concetto di cambiamento e adesso vedremo i quattro che secondo me sono quelli fondamentali. Il movimento, quindi il passaggio, l'azione, il coaching è esattamente l'antitesi della staticità. Quando noi pensiamo al movimento, possiamo pensare a dei piccoli movimenti. Questa è un'immagine che mi fa molta tenerezza, che è quella del cavallo a dondolo, che comunque si muove. Ma attenzione, perché non bisogna confondere il movimento con il progresso, perché il cavallo a dondolo si muove, continua a muoversi, però non fa nessun progresso, non fa nessun movimento in avanti. Quello che noi invece vogliamo promuovere con il coaching è un movimento in avanti. Il secondo concetto che vorrei esprimervi legato al coaching è quello della transizione, quindi il passaggio metaforico da uno stato all'altro. Mi piaceva in questo momento, visto che parliamo di settimana del cambiamento, siamo alle porte della primavera, parlarvi della transizione delle stagioni. E quindi con il passaggio della stagione, con il passaggio da una stagione all'altra,
vediamo anche la transizione di stato. E in questa fotografia l'ho scelta perché mi sembrava che desse bene l'idea del coaching, del suo percorso, perché parla di preparare il terreno per il cambiamento, di seminare il terreno per il cambiamento, di coltivarlo e poi di raccoglierne i frutti, che è quello che noi cerchiamo di fare con il coaching. E ovviamente la transizione dal modo vecchio di vivere, quello che vogliamo lasciare, e poi il nuovo modo di vivere. E poi le decisioni. Quando ci troviamo davanti a una decisione, quando ci troviamo in un momento critico, come vi dicevo prima, abbiamo sempre la paura di prendere una decisione sbagliata. E quindi il processo di coaching ci permette di individuare un processo decisionale più adeguato al nostro obiettivo. La decisione, quindi il processo decisionale, è quello attraverso cui una persona seleziona un comportamento funzionale al suo obiettivo tra diverse alternative possibili. Attraverso cosa? Attraverso il pensiero critico, attraverso il pensiero creativo anche, perché alcune opportunità, alcune scelte, alcune alternative, il famoso piano B, piano C, piano D, noi possiamo crearli con fantasia, con maggiore creatività. E poi la motivazione. La motivazione è uno dei cardini del cambiamento, uno dei cardini del comportamento umano e soprattutto anche del coaching. La motivazione a cui noi ci appoggiamo con il coaching e che andiamo a supportare con il coaching è la motivazione intrinseca. La motivazione intrinseca è la motivazione che sostiene il comportamento, perché è una spinta che dall'interno si attiva proprio perché è motivante di per sé quel comportamento per la persona. Non ci sono condizionamenti esterni, non ci sono vantaggi secondari, c'è il vantaggio solo e soltanto per l'autorealizzazione e la soddisfazione della persona. Questo che cosa comporta? Comporta un sentimento di autodeterminazione. Quando io mi sento motivato intrinsecamente, io sono autodeterminato, io determino i miei comportamenti e quindi ho la sensazione di vivere una libera scelta, svincolata da qualsiasi altro condizionamento esterno. Questo mi supporta nell'impegno che io devo mettere per condurre un comportamento fino a un determinato obiettivo. E ovviamente ha un enorme impatto sul risultato finale del raggiungimento degli obiettivi. Il coaching a cui io mi rifaccio è quello, come dicevo prima, dell'International Coach Federation, che supporta un movimento scientifico che è quello dell'evidence-based coaching, ovvero un coaching che si basa su un movimento scientifico, c'è una serie di ricerche, università che sono collegate, che fanno ricerca sull'efficacia del coaching. Quindi la metodologia è studiata, è seguita profondamente, tutti gli strumenti, tutta la metodologia che viene utilizzata nel coaching sono studiati e sono valutati per esprimere effettivamente, per dare sostegno, per dare concretezza, per dare valore all'efficacia degli interventi di coaching. Quali sono le nostre evidenze? Le nostre evidenze sono dei piccoli risultati, ma costanti. Quindi non ci poniamo degli obiettivi di efficacia enormi, non vogliamo cambiare il mondo, ma vogliamo partire da piccoli risultati costanti per i nostri coach, supportarli nella realizzazione di questi piccoli risultati costanti, vuol dire anche svilupparne un maggior senso di autoefficacia e quindi l'autostima, ovviamente, perché se io riesco a raggiungere anche il più piccolo risultato, sarà un mattoncino che mi andrà a supportare la mia autostima. Ovviamente il fatto di giorno dopo giorno, risultato dopo risultato, passo dopo passo, sostenere questa autostima mi permetterà di abbattere le mie resistenze, le mie paure, tutti quanti i miei dubbi. E quindi questo impatterà sulla mia motivazione intrinseca, sulla mia performance, quindi sul mio comportamento, sui risultati che andrò ad ottenere. Questo è un circolo perché domani avrò un altro piccolo obiettivo e quindi ricomincerà il percorso in quello che sarà un circolo virtuoso di salita sempre più in alto, perché di passo in passo cresceremo, svilupperemo il nostro potenziale, svilupperemo la capacità di autodeterminazione e di performance.
dove ci focalizziamo? Con il coaching la focalizzazione è uno dei comportamenti, uno degli atteggiamenti fondamentali. Su cosa io come coach mi focalizzo? Il mio focus è il mio coaching. Io sono assolutamente concentrata sul mio coach, su quello che lui vuole, su quello che lui vuole raggiungere, su quelli che sono i suoi obiettivi, su quelle che sono le sue necessità. E invece lui su cosa deve essere focalizzato? Lui deve essere focalizzato sul suo obiettivo. Per cui ogni volta che il mio coach parlerà del suo obiettivo, io lo sosterrò nel delineare al meglio il suo obiettivo. Nel momento in cui il mio coach dovesse allontanarsi dal suo obiettivo, il mio compito è quello di riportarlo sull'obiettivo, perché io sono concentrata su di lui che vuole raggiungere un determinato punto. Quando parliamo di comportamento, di focus del coach sull'obiettivo, parliamo di un suo comportamento, parliamo del suo atteggiamento nei confronti di quell'obiettivo, parliamo in sostanza della sua proattività. La proattività è quell'atteggiamento delle persone che gli permettono di mettere in atto dei comportamenti in modo da adattarsi al contesto di volta in volta e agire in modo funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Quando noi ci mettiamo in atto dei comportamenti, però ci rendiamo conto comunque che viviamo in una società e quindi il nostro comportamento impatta con qualcos'altro, con l'ambiente che ci circonda, con le persone che ci circondano. Questo è un concetto di Stephen Covey, e quindi stiamo parlando di concetti che noi prendiamo anche dal management, in cui noi vediamo che ci sono due circoli. Uno è quello della nostra influenza e un altro è quello invece del nostro coinvolgimento. Riprendiamo quindi il concetto di quella che è la nostra sfera, il nostro raggio d'azione, chiamiamolo così, e quello che invece è la sfera in cui noi ci troviamo con tutte quante le relazioni ambientali e sociali in cui noi interagiamo. Il coaching sposta il comportamento delle persone da un comportamento reattivo, in cui io reagisco a quello che mi succede, in cui in qualche modo subisco quello che mi succede e reagisco, invece lo sposta su un focus di proattività. Per cui io agisco nel mio circolo di influenza, nel mio raggio d'azione, allargandolo sempre in più perché io cresco con le mie potenzialità allenandole con il coaching, allargo il mio raggio d'azione e il mio circolo di influenza si allarga sempre di più, cercando di spingere sempre oltre il mio limite, in modo che io possa influire sempre di più su quello che mi accade e quindi subire sempre di meno. Adele, ti chiedono se puoi avvicinare di più la voce al microfono o alzarla un pochino. Dovrei fare così oppure provo a togliere le cuffie? No, il microfono che sta andando è quello del portatile. Quindi, quindi la cuffia posso toglierla sostanzialmente? No, è solo per sentire me. Ah, ok. Devi solo avvicinarti o alzare un pochino la voce o alzare un po' il livello del microfono. Ok, credo che il microfono sia al massimo però, per cui devo alzare di più la voce. Così va meglio. Va meglio? Quindi mi avvicino sostanzialmente al computer. Va meglio? Molto meglio così, perfetto. Ma posso? Posso? Fin qui c'è qualche domanda? Posso andare avanti? Vedo che c'è qualcosa che lampeggia. Non ci sono domande per il momento. Ok, a posto. Allora, Quello che rappresenta questa slide è in realtà il mio stile di coaching. Ogni coach, una volta che inizia a lavorare, in realtà sviluppa un proprio stile. Io sono una persona abbastanza creativa, chi mi conosce sa che insomma, mi piace bazzicare tra diversi stili creativi, e quindi il mio stile l'ho chiamato Evoking Coaching. Evoking Coaching quindi è un coaching che prende attraverso diverse modalità espressive degli strumenti per favorire il pensiero laterale delle persone, lo sviluppo di nuove consapevolezze e quindi poi essere talmente creativi da generarsi le opportunità. Mi piaceva questa immagine di questa persona che alza il cielo e chiede cosa ci potrebbe essere dietro. Questa frase di George Bernard Shaw che dice che le persone che progrediscono nella vita sono proprio coloro che si danno da fare per trovare le circostanze che vogliono e se non le trovano se le vanno a cercare, se le creano. Quindi è proprio dà il senso della proattività, secondo me.
quali sono i miei ambiti applicativi? Come diceva Luca prima, io nasco dall'orientamento, per cui io mi sono laureata in psicologia, ho iniziato a lavorare tanti anni fa nell'orientamento e quindi nello sviluppo delle competenze professionali e poi nella scelta del lavoro nell'uscita dall'università. È stato molto facile passare poi al concetto di realizzazione personale. E quindi quando ho conosciuto il coaching nel 2010, ho trovato lo strumento pratico, pragmatico, che mi permettesse di offrire degli strumenti immediati ai miei coach per progredire nella loro autorealizzazione. Quindi dall'orientamento alla realizzazione personale, poi in realtà trovandomi al confine tra l'università, il fine dell'università e le aziende, ho iniziato a colloquiare con queste aziende e quindi ad entrare più nel coaching, nel business coaching, quindi il coaching che si fa in azienda, a diversi livelli in realtà, perché sto cercando di portare diversi progetti avanti nelle scuole, e devo dire che accolgono bene questo tipo di approccio, e poi il mio amore da sempre è il coaching sportivo, perché insomma, da piccolina facevo sport agonistico, per cui il coaching sportivo rimane per me un approccio di grande fascino. Ok, qui iniziamo invece a giocare. Siamo pronti? A chi posso chiedere una mano? A Luca? O si offre volontario Luca? Fantastico. Sei? Allora, no, mi piace perché questa è la classica occasione in cui ma ti vengo a fare anche compagnia. Via, dai, ciao, sì. Ti sento un po' sola. Vediamo se ce la faccio. Oh, ok, allora. Dunque, questa è la classica situazione in cui uno dice: cavoli, dovremmo iniziare molto molto prima con questi webinar. E anzi ti riporto due commenti, che sono quello di Sara: grazie, è stato davvero molto interessante, e quello di Andrea, che ha detto grazie a te, aspettiamo il tuo prossimo intervento. Allora ti chiedo, perché no, scherzi, cin. sembriamo quasi io non ti vedo, non le vedo le telecamerine, per cui va bene lo stesso. Va bene, comunque lascia tranquillamente la webcam così. Senti, volevo chiederti una roba. Allora, io ho una vaga idea, ho lì un libro sul coaching, ho studiato le cose di coaching, eccetera, però sinceramente non sono un coach nel senso appunto in cui sei tu. Una sessione completa di coaching, ad occhio, come sul lavoro del tipo di quello che hai fatto tu, potrebbe... diciamo un percorso. Forse però questo non l'abbiamo detta, che cos'è la sessione e che cos'è il percorso. Bravo. Ok, quindi il percorso di coaching sul quale io mi baso sono dei percorsi che vanno dai 4 ai 5 incontri. Negli incontri di coaching, gli incontri di coaching si chiamano sessioni. Okay. Quindi questa è la differenza tra sessione e percorso. Io sono tarata normalmente sui 5 incontri, quindi un percorso fatto con me è di 5 sessioni, parliamo di individuale, ma anche di quelli in gruppo o di team, per un massimo di 3 mesi. In realtà, tendenzialmente, sugli obiettivi facciamo i primi ravvicinati e poi dopo tendiamo a distanziarli per forse gli obiettivi intermedi. E normalmente negli ultimi anni, diciamo, è capitato che il quinto servisse da follow up, per cui facciamo 4 perché riusciamo ad avvicinarci moltissimo all'obiettivo per non essere troppo, per non battarci troppo. E poi facciamo dopo un mesetto facciamo il quinto incontro, che ci serve per ritararci, che lo chiamiamo appunto incontro di follow up. Ok. Allora, noi ce lo siamo già chiesti questa cosa e volevo chiederti se si potrebbe fare secondo te un qualcosa del genere via webinar. Adesso stasera noi abbiamo assaggiato alcune tecniche e secondo te come,
come potrebbe essere fatto via webinar questo percorso? Ma allora, si può fare sicuramente, però deve essere condiviso, nel senso che ci deve essere partecipazione, perché appunto io ho bisogno di poter supportare le persone in questi esercizi, per cui ovviamente stasera ci sono 22 persone, sarebbe complicato, sarebbe veramente molto lungo. Di solito quando facciamo il group coaching ci sono al massimo 10 persone, perché ho bisogno comunque di poter dedicare del tempo a tutti. Certo. Per essere di supporto, per cui non è possibile fare sicuramente un group coaching così ampio, perché rischieremo appunto che ci sono le persone sulle quali non mi posso concentrare. Dicevamo prima che il mio focus è il coaching. Okay. Certo. Per cui sicuramente sì, si possono fare dei group coaching online con questo particolare, insomma, devono essere un po' più piccoli. E si possono sicuramente fare dei group coaching con un percorso di 5, facendo magari una settimana o non due settimane a seconda di come possiamo pensarlo, e poi il quinto di follow up, come dicevo prima. Senti, vediamo un po' se tra quelli che si sono divertiti stasera e hanno ovviamente imparato un po' di cose. No, giusto per avere anche un'idea, no? Se vi interessa, tranquilli che non venite tracciati, è solo per avere un'idea, no? Avere un'idea di quanto vi potrebbe interessare un percorso di questo tipo. Quindi immaginiamo 4-5 webinar di questo tipo. Ah, perché alcuni non possono, dovete metterlo come domanda, interessato, siamo già a 4. No, per capire se potresti avere un gruppo, indicativamente per quando... Per cosa, 10? Sì, io ti direi in 10. Ah, ok, sul posto, allora ti dico quello che... In persona quanto costa, di persona? Il group coaching di solito sono, sul percorso di 5, sono 200 euro. Ok. A persona. Ok. Quindi 5 sessioni di gruppo sono 200 euro. Ok. Riusciamo a fargli un prezzaccio ai nostri vicini? No, aspetta, che non ho capito, c'è una domanda che non capisco. Aspetta. C'è un domandone, perché Max ha iniziato... Ah, okay. Noi abbiamo iniziato, lo dico per quelli che sono... Posso rispondere con lettera la domanda? No, non c'è bisogno che, ecco, allora, per quelli che si sono collegati oggi per la prima volta, in realtà sono 2 settimane che noi stiamo parlando di crescita personale e Max ha già iniziato un percorso con Simone. Io credo che non siano in contrasto le due cose. No, noi siamo 2 coach, per cui siamo colleghi assolutamente. Utilizziamo semplicemente 2 metodologie diverse, però sono assolutamente integrabili. Le scuole che abbiamo fatto sono diverse, però non sono assolutamente in contrasto. Simone va sulle potenzialità, sulle 16 potenzialità, che assolutamente, anzi, il lavoro fatto con Simone può essere di supporto al lavoro che si può fare con me. Non vedo nessuna limitazione, se non anzi un grosso beneficio. Potremmo potenziarci a vicenda, lui anzi. Ok, allora senti, torniamo alla parte di cui prima. Se i nostri amici volessero continuare questo percorso online, quale potrebbe essere la cifra? Ti conosco da troppo tempo per sapere che se io ti dicessi una cifra tu ribasseresti. Dimmi tu direttamente qual è la cifra. No, allora, ecco. ieri sera è successa questa cosa e la dico per tutti. Se voi volete potete anche seguire lo stesso meccanismo. Ieri mi hanno fatto questo scherzo per cui hanno detto, va bene, ma se siamo in 10, allora i corsi partono solo con minimo 10 persone, ma facciamo finta che tutti volessero partecipare, sarebbe un problema, nel senso che dovresti fare 2 gruppi, no? Sì. E quindi loro dicono, sì, ma l'altra sera ci hanno fatto questo scherzo, ieri sera, di dire, ma se siamo in di più, che prezzo ci fai? E ci hanno fatto scendere a cifre, infatti guarda Laura che scrive Lucash, no?
Allora, non lo faccio stasera, ti chiedo se secondo te si potrebbe fare un prezzo leggermente più accessibile, magari della metà, una cosa di questo tipo. Sì, sì, troppo. Ti ripeto, allora, no, ma ti ho detto, io con te non vado proprio neanche a negoziare, cioè, ti ho detto, dimmi tu, perché ci conosciamo da troppo tempo, da quando tempo ci conosciamo, Luca? Non lo so, ormai è il 2000, quando ho aperto la bicocca. Ecco. Ecco, tanto per non dire cosa faccio le notte. Sì, esatto. Quindi da quando non c'erano, da ancora quando non c'erano i mobili, quindi da una vita prima. Detto questo, io non, cioè, sì, il prezzo, ti ripeto, non fallo tu, l'unica cosa, ti ripeto, non possono essere gruppi più di 10 persone perché voglio offrire un servizio di qualità, quindi devo fare il mio lavoro anche sul gruppo, offrendo del tempo e dello spazio al supporto, certo, ad ognuno, per cui devono essere al massimo gruppi di 10. Okay. Se riescono a fare due gruppi da 10, ci organizziamo con i tempi e ci seguiamo in parallelo, non è un problema. Perfetto, allora vi faccio questa proposta, poi dopo vi arriverà una mail con tutte le indicazioni, eccetera. Allora, tutti quelli che sono interessati al percorso con Adele, che io vi consiglio vivamente perché non ho visto solo stasera, ho avuto altre occasioni di vedere come lavora e so il livello a cui lavora per quanto riguarda l'orientamento, l'ho scoperta più recentemente con il coaching, quando l'ho scoperta ho detto vieni qua che dobbiamo fare una cosa su Insegnalo ed eccovela qui presentata. E allora fate così, nella chat io adesso metto l'indirizzo che è webinar@insegnalo.it e mettete nell'oggetto Adele, poi dentro potete scrivere quello che volete. Questa mail a noi serve per fare il conteggio di quante sono le persone, è proprio una cosa senza particolare impegno. Dopodiché vi invieremo una mail con tutte le indicazioni e chi appunto vorrà procedere con questo percorso lo potrà fare liberamente senza alcun tipo di problema, e anzi saremo felicissimi di mettermi nelle condizioni di farlo tutti nel migliore dei modi possibili. Poi se siete veramente tanti come immaginiamo, ci organizzeremo in sottogruppi e vedremo un po' di fare il percorso. Ascolta, il percorso indicativamente parte da e arriva a, cioè gioca su un obiettivo, su una pianificazione di più obiettivi, come funziona mediamente? No, allora, il group coaching, a differenza del coaching individuale, ognuno ha il proprio obiettivo, che viene condiviso in alcuni momenti, come abbiamo fatto stasera, no? Con alcuni strumenti, viene condiviso, io posso offrire il mio supporto per offrire maggiore chiarificazione al mio coaching. Nel group coaching però l'obiettivo è definito dalla persona che se lo porta avanti. Di solito io consiglio di fare, sì, sicuramente c'è un obiettivo di percorso, per cui nel primo webinar, come stasera, definiremo qual è l'obiettivo, per cui non si gioca, si mette, si lavora sull'obiettivo, lo si definisce, ci portiamo a casa l'obiettivo. Tendenzialmente io farei il primo e il secondo in 2 settimane consecutive, poi darei 2 settimane invece per il raggiungimento degli obiettivi, diciamo delle tappe intermedie, ok? Quindi farei 2 settimane consecutive, 2 settimane col terzo, 2 settimane col quarto e poi il quinto dopo un mese. Okay. In questo modo ci possiamo definire un obiettivo di percorso e delle tappe intermedie. Ottimo. Li alleniamo piano piano, allungando i tempi delle sessioni, a mettere in pratica le strategie che verranno fuori poi nelle sessioni. Ottimo, allora poi lì non lo so come funziona, vedremo poi se sarà possibile farlo anche con te e con gli altri coach, esperti, relatori, docenti eccetera. Abbiamo deciso di fare anche, di aggiungere un tassello interessante che è quello di dire se nel momento in cui abbiamo il gruppo e quindi parte il percorso, magari si ragiona insieme sulla calendarizzazione, sui giorni eccetera, certo, cioè si useremo. Certo. Qualche sondaggino in modo che si scelga il momento migliore per tutti, ovviamente certo, tu inclusa, perché immagino tu abbia un'agenda appena sì, fa un po' di cose tra casa e chiesa, come si può dire tra casa e chiesa un po' di robe ce l'ho.
Allora, dunque, se avete delle domande, fatele pure ora, intanto che siamo in chiusura. Sì, poi dopo chiedo a te e a loro, poi loro chi vorrà partecipare, cosa si portano a casa stasera. Visto che è la domanda finale di oggi. Sì, l'ultima. Cosa ti porti a casa stasera? Ma che stress, ma tu non puoi torturarmi così, Non ci sarò io, Quando fate le sessioni dal vivo, io non vengo, Io mando Fabio, Cioè, va bene, tortura anche lui. No, ma con me si raggiungono gli obiettivi perché io vi focalizzo, vi tengo focalizzati. Per cui, allora, cosa mi porti a casa stasera? Cosa mi porto a casa stasera? Mi è piaciuta da morire, non la conoscevo, l'immagine dei gradoni. Okay. Geniale. Geniale, soprattutto per quello che c'è scritto trasversalmente sulle prime parti, eccetera. L'ho trovata veramente geniale e non la conoscevo. E io sono costantemente oltre l'ostacolo, perché quando ho una paura, cioè appena c'è una situazione in cui dici ma chissà, eccetera, mi ci lancio, perché vuol dire che c'è qualcosa da imparare. No, niente, prendo l'invito dell'ombelico, da domani inizia la mia dieta ufficialmente e prenderò una pausa. Penso che ci risentiremo tutti attorno a giugno, una pausa un po' lunga, devo riflettere, respirare molto. E no, adesso, a parte gli scherzi, veramente mi porto a casa. Mi porto a casa quell'immagine che mi spiega tante cose di tante esperienze che stiamo vivendo con Fabio, con voi coach, che ci state veramente illuminando su tanti aspetti, e questa sera mi porto a casa un tassello in più di riflessione che non fa mai male. Anzi, ti ringrazio perché mi è piaciuto proprio. Grazie a te. Giovanni dice che nella foto dell'ombelico manca il cuore. Più su c'è l'ombelico, sopra c'è il cuore. C'erano troppi peli, Giovanni, sulla foto dell'ombelico. Non aveva fatto la cerimonia. Parte e sale. Ecco. C'è qualcun altro che mi vuole dire, che vuole condividere con me cosa si porta a casa stasera da questa sessione? Se non si può dire, non è esattamente una sessione di coaching, però insomma, più o meno ve l'ho fatto assaggiare, diciamo così. Mi piacerebbe sentire qualcuno che magari ha provato a fare questi esercizi di focalizzazione, cosa si è portato a casa stasera. Era intervenuta prima Sara, no? Quando avevamo fatto il discorso inizia con la fine in testa. Chissà se ha raggiunto l'obiettivo, Sara. Chissà se si porta a casa qualcosa, Sara, stasera. Un altro, assolutamente. Andrea Cera. La struttura mentale. Dai, veramente un altro giochino, prossima volta. Consapevolezza dell'impegno creativo che serve per raggiungere un obiettivo. Esatto, Barbara. Ma aspetta, me lo confesso. Allora, Sara mi dice che direi di sì, mi porta a casa molte domande, che sono un bel modo per dare avvio al movimento. Esatto, Sara. C'era uno dei miei film preferiti, lo posso dire, visto che siamo creativi, siamo evoking. Io utilizzo anche canzoni, film, cartoni animati, ovviamente. In uno dei miei film preferiti, un film molto vecchio peraltro, di Barbara Streisand, che si chiama L'amica delle 5:30, c'è questo psicoterapeuta che alla fine dice che prima era innamorato delle risposte, invece poi si innamora delle domande, perché sono le domande che lo portano alla conoscenza. E quindi per questo il coaching è fatto sostanzialmente di domande, di strumenti che ti aiutano a focalizzarti e poi di domande. La torta è molto interessante, se vuoi nel punteggio ti senti migliorare la fetta più debole, quindi quella da rinforzare, esatto, colpite affondata. È proprio quello. C'erano altre domande, me le sono perse, Luca, tu le seguite. Sì, ma volevo chiederti una cosa, ma quando tu parlavi dell'acronimo di FEAR, era un esercizio o una segnalazione? Cioè, trasforma l'acronimo in quello che vuoi tu, oppure davi ulteriore spunto per... No, allora, ho detto che è un esercizio o un'indicazione? Sì. Quello degli acronimi è uno degli esercizi che si fanno molto spesso, no? Si può fare all'inizio, si può
può fare sulle potenzialità, perché potete giocare con il vostro nome a individuare la mappa delle vostre potenzialità dando per ogni lettera una potenzialità, una cosa positiva, una virtù. Qui si può fare veramente in tantissimi modi. A me veniva in mente il discorso delle resistenze, che è uno degli scogli che noi incontriamo nei percorsi sempre, e appunto la paura, perché eravamo all'istante del disegno della scala, e quindi mi veniva in mente che a volte si ha paura di fare o si ha paura di essere, si ha paura delle responsabilità che bisogna assumersi per raggiungere un obiettivo. E quindi ho offerto, diciamo, i miei acronimi rispetto a FEAR, però uno può metterci dentro quello che vuole, pensando alla paura, e quindi la S può stare per qualsiasi cosa, piuttosto che le altre lettere. Era un offerto. Sì, ti chiedevo questa cosa. Max mi dice entusiasmo, Adele dà l'idea di una possibilità di percorso molto stimolante e creativo. Grazie Max, infatti è proprio per quello che è nato Evoking Coaching, perché durante un mio percorso di coaching, perché anch'io li faccio spesso, nel senso che anch'io devo fare continuamente dei percorsi di coaching in gruppo individuale, di mentoring, per crescere io professionalmente, per crescere anche i miei obiettivi, è venuto fuori in un percorso mio di coaching, di group coaching, il fatto che io dicessi sempre questa cosa di evocare, quindi è venuto fuori Evoking. Non poteva esserci altro nome nel mio stile che Evoking Coaching. Dai, consapevolezza, cioè, dell'impegno creativo che serve per raggiungere un obiettivo. Stavo leggendo, scusami, tutte quante le risposte che mi hanno dato. Che... Sì, c'è anche la domanda di, c'è la domanda, il contributo di Alessandra, che non poteva accedere alla chat. Mi porto a casa la certezza che posso pianificare un percorso dettagliato per raggiungere l'obiettivo. Tutto è mio, ho sbagliato riga, che si danno tante cose per scontato e in queste situazioni ti fanno riflettere realmente sui tuoi obiettivi. Beh, sì, è quello che, cioè, il discorso è proprio sull'obiettivo, per cui è focalizzarsi e riflettere sull'obiettivo per renderlo sempre più particolareggiato, perché quello che dobbiamo sempre dire è che più diamo particolari all'obiettivo, più lo immaginiamo nella sua vividezza, per cui lo immaginiamo proprio, se lo puoi immaginare lo puoi fare. Quando tu immagini tanti particolari di quell'obiettivo, poi sai uscire e andare a prendere. Immaginiamo un vestito, poi per il vestito di quella festa lì io lo voglio così, 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 così. Sappiamo già delinearci la strada per andarcelo a prendere quel vestito. E quindi più lo immaginiamo con i particolari, più inizieremo a scegliere, no, le nostre decisioni. All'inizio parlavamo di percorso del processo decisionale, iniziamo a vagliare le alternative e a selezionare, e quindi ci facciamo strada attraverso le alternative. Definire un obiettivo particolarmente, in modo più particolarizzato possibile, ci aiuta, e l'obiettivo alla fine scopriamo che si autodetermina, si autorealizza, perché quando l'abbiamo immaginato in tutti i suoi particolari, alla fine sappiamo esattamente cosa fare e senza sforzo, con molta naturalezza lo facciamo. Credo che devo stabilire degli step per raggiungere l'obiettivo, sì. È proprio quello, che c'è un percorso, è un percorso a tappe, è un percorso a tappe che ti stabilisci, puoi decidere tu se il tuo obiettivo vuoi a più termine, nel senso che tu decidi se abbiamo l'azione, decidi quali sono le azioni che condurranno all'obiettivo e decidi quando le metterai in pratica, come le metterai in pratica, usando che cosa, quali strumenti, quali risorse. E quindi poi io ti sono di supporto nel metterlo in pratica, nel verificare quando stabilisci il piano d'azione. Senti, a questo punto direi che se non ci sono altri contributi ci diamo la buonanotte. Sì. Se sei d'accordo. Allora, per tutti quanti vogliono continuare il discorso, vi invito a scrivere. Vorrei sapere se è possibile come aiuti qualcuno che non sa ancora cosa vuole fare, Giovanni. Sì, di solito i primi incontri di coaching servono proprio a quello, a delineare, a far chiarezza, prima ti dicevo a dipanare la nebbia, no? Per cui a definirsi, a capirsi, a ragionare un po' su di sé e quindi a capire cosa vuole. Perché poi una volta che sai cosa vuoi, nel dettaglio ci arrivi. Va bene, dunque, direi che Adele, io
direi che possiamo darci il saluto di chiusura, e è stato fantastico anche questa sera. Ti ringrazio tantissimo, mi sono divertito, poi ho scoperto che devo lavorare sul mio ombelico e ribadisco, per quelli che vogliono andare avanti, l'ho scritto, cioè scrivete una mail, fatelo subito, non aspettate settimana prossima, perché settimana prossima poi chiudiamo le iscrizioni eccetera, perché devono partire 7 corsi, quindi dobbiamo assolutamente essere veloci. Quindi i primi che scrivono a quell'indirizzo che ho detto, ripeto, se scrivete una mail non succede nulla, non c'è particolare impegno, però dobbiamo capire un po' come organizzarci. Quindi webinar@insegnalo.it, mettete nell'oggetto Adele, in questo modo noi sappiamo che siete interessati al percorso che ha proposto Adele. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Adele, spero di averti qui anche prossimamente, perché so che tu lavori molto anche nel coaching aziendale, lato business, eccetera. Quindi penso che in futuro, non so perché, sarai tu malgrado coinvolta in percorsi di questo tipo. E grazie a tutti, grazie Barbara. Poi mi piace, per cui figurati. No, grazie Barbara, grazie Marcella, grazie Max, grazie a tutti. Grazie a chi si è prestato a fare quello che stasera era un gioco, dai, diciamo, non è proprio un coaching. Però spero che più o meno si sia capito il senso del coaching. Ecco, quello che volevamo da stasera era un primo passo, per cui spero che abbiano fatto questo primo passo iniziando a immaginarlo, va, questo obiettivo. Ecco. Perfetto. Va bene. Signori, buonasera, buonanotte e... Esatto Giovanni, esatto, è proprio quello, sono un'allenatrice del successo, grande. Scusa, sì. Il tuo sito? AdeleEberle.it, adesso ci stiamo lavorando, però AdeleEberle.it. Ok. Grazie mille. Ciao a tutti, grazie. Buonanotte. Adele. Buona serata e buon primo passo per tutto il resto. Ci vediamo venerdì con l'ultima delle serate della settimana del cambiamento con Roberto Favata sull'alimentazione e su tutto ciò che non vi hanno detto e che in realtà sarebbe comodo sapere. Quindi chiudiamo la serata a proposito di ombelico. Chiudiamo la settimana in questo modo. Ciao a tutti e buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao.